Buongiorno a tutti, sono Alessandro e oggi vi presenterò la soluzione per irrigare il vostro orto qualora decidiate di andare in vacanza e non avere nessun tipo di pensiero. Eccolo qua, il nostro set micro irrigazione articolo 28001, come potete vedere è un kit che può coprire una superficie di 60 metri quadri circa. Il tubo presente al suo interno è di mezzo pollice e specifico per l'orto. Se io vado adesso a girare la scatola, noterete il set organizzato con tutti gli articoli presenti al suo interno in questo modo. Tenete presente che in questo set evidenziato non è presente il water timer manuale, quindi si consiglia un acquisto a parte. Adesso vi spiegherò com'è semplice montare il kit proprio nelle prime fasi iniziali. Andiamo! Al rubinetto abbiamo deciso di inserire il nostro water timer manuale, che ricordo non è presente nel set micro irrigazione, con un raccordo universale. Successivamente abbiamo inserito un raccordo femmina-femmina e un filtro che filtra l'acqua da corpi estranei. Successivamente vediamo qua in basso il riduttore di pressione e il raccordo rubinetto per attaccare direttamente il tubo del set micro irrigazione. La particolarità del nostro riduttore di pressione è quella di avere una pressione ottimale per il nostro set micro irrigazione, ovvero un bar. Se poi ci spostiamo verso l'altro e vediamo la soluzione che abbiamo dato con il nostro water timer manuale, avremo la possibilità di decidere quanto tempo e ogni quanto vogliamo irrigare il nostro orto. E adesso andiamo a montare il set. Ecco, come potete vedere, qui presente abbiamo montato il nostro set micro irrigazione. Partendo da destra il tubo di mandata si scorre parallelamente al muro. Il tubo arriva a una parte dove c'è un raccordo a 90 gradi, successivamente troveremo un altro raccordo a T ed ancora un altro raccordo a 90 gradi. Seguiamo ancora con i due tubi che scorrono parallelamente al tubo di mandata, arriveremo a una parte terminale dove ci sono appunto i tappi terminali e bloccheremo il flusso dell'acqua. Sia il raccordo terminale che il raccordo a 90 gradi, che il raccordo a T, il raccordo di giunzione, la valvola per apertura e chiusura vengono messi sul tubo nello stesso modo. Consigliamo di riscaldare leggermente il tubo in modo che il raccordo venga inserito molto più facilmente. Se notiamo i filari, notiamo che abbiamo due differenti gocciolatori, uno con 8 ugelli regolabili e un altro con un regolatore sempre goccia a goccia. E si montano in questo modo. Prendiamo il tubo e andiamo con il punteruolo ad effettuare il buco esattamente nella posizione dove vogliamo che si trovi la orticola. Successivamente monteremo il gocciolatore. In questo modo avremo l'irrorazione ottimale per quella tipologia di orticola. Adesso, una volta montato tutto il set, andiamo a mandare l'acqua. Andiamo adesso a regolare i gocciolatori. In questo caso abbiamo il gocciolatore con 8 ugelli e lo regoleremo girando a destra o a sinistra a seconda dell'intensità di acqua che vogliamo che fuoriesca, così come il gocciolatore goccia a goccia. Andremo a aprire e chiudere a seconda dell'intensità che vogliamo avere su quella piantina. Una cosa molto interessante è la valvola di apertura e chiusura, che ci permetterà di decidere quale dei filari noi vogliamo chiudere, non vogliamo più irrigare. Per esempio, se io chiudo questa valvola, noi non avremo acqua su questo filare, mentre avremo acqua in tutti e due qua. Se io vado a chiudere ancora una volta questa valvola, avremo l'irrigazione solo sul tubo di mandata e questi due tubi saranno senza acqua. Siamo giunti al termine. Abbiamo spiegato il set micro irrigazione articolo 28001. Questa è la soluzione ottimale per coloro che vogliono andare in ferie e non avere pensieri. Per qualsiasi altra informazione potete visionare il nostro sito internet o i nostri social media. Spero di essere stato utile in questa spiegazione. Vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci e al prossimo video.